idee? Perché non facciamo uno spot basato sulla casa di carta? Cosa dite? Di carte? Carta. Quella serie che su Netflix. La casa di carta è quel telefilm che non ho mai visto. Sì, che parla di quella parte di là, di quella che si fa il gioco di qua, uno batte là. No, e la passano vabbè. Sempre liscia la passano, eh? Ma vabbè, vedi, quanti la conoscono? Io. Facciamo qualcosa che riguardi più mondo. Ma visto che si torna al Pride, ma perché non facciamo qualcosa a tema LGBT? Non sarebbe una grandissima figata? No, facciamo la casa di carta. Se non l'avete vista, cioè, in un'ora vi spiego bene o male, no? Come è andata, su? In quella confusione di idee, Alberto si assopì e sognò di essere un upupa. I suoi colleghi erano divenuti uccelli. L'upupa disse agli altri uccelli: ci sono lotte furibonde per il territorio, l'acqua e il cibo, aria inquinata, infelicità, disturbo d'ansia. Sono rovinato, sono rovinato! Temo che siamo perduti, dobbiamo fare qualcosa. Ascoltatemi, so di un re che ha tutte le soluzioni. Dobbiamo andare a cercarlo. Si chiama Simur e vive sulla montagna di Mat. Gli uccelli esitarono di fronte all'idea di abbandonare i propri agi e alla fine partirono. Dovevano attraversare tre valli. Nella prima valle, la valle della ricerca, si chiesero i perché e i perché dei perché e si cercarono soluzioni impossibili. Adesso chiedo un'informazione a... Google, dove si trova la montagna di Mat? Nessun risultato trovato per montagna di Mat. Grazie, mi sei stato di grande aiuto. Nella seconda valle, la valle della comprensione, c'era un senso di confusione interiore e paura. Non è vero. Lasciami stare. Per favore, basta. Ti prego, no. No. Lasciami. Lasciami. Ma cosa stai facendo? Io non mi sento ascoltata. Ma per forza, sei l'uccello del malaugurio. Come? Io credevo di essere un cigno. Un cigno? Nero. Nella terza valle, la valle dell'unità, si avvertiva un senso di impotenza, ma la condivisione infuse loro coraggio. E la scorsa volta ci siamo ritrovati e ho notato un senso di impotenza fra di noi. E quello che mi chiedevo era come possiamo aiutarci. Io non mi fido mai di me stessa. A volte sono disarmata, a volte invece entusiasta. Sono fragile, sono debole. Ne posso più. Tutti hanno alti e bassi, uccellino. Vola, allevia il tuo cuore. Vieni con noi. Alcuni uccelli si persero per strada, stanchi, scoraggiati, ma quelli rimasti chiesero con veemenza dove fosse il re che possiede tutte le risposte. Volevano vederlo dopo tutte quelle valli. Oh, ma insomma, vogliamo vedere Simur! E che cacchio, dopo tutte quelle valli, dai, su, Che valli? Quali valli? Erano solo un sogno, un'illusione. Noi non abbiamo attraversato proprio niente. Il nostro viaggio inizia solo ora. Che terapia hai dimenticato? Apparve la montagna di Mat. Stiamo cercando Simur! Andate a casa! Perdono, uccelli, mi sono lasciato ingannare dalle mie illusioni. No! Siete ancora qui? Venite! Thank you.
Gli uccelli entrarono, scostarono il velo e videro il re Simurgh. E il re Simurgh erano loro. Alberto, sveglia, sveglia! Mamma mia, che succede? C'è il Matt Pride! Forza! Il Matt Pride? Eh sì! Volo! Matt, settimana della salute mentale, 12ª edizione, a Modena e provincia dal 22 al 29 ottobre. Incontri, dibattiti, sport, arte, teatro, cinema e musica. Per il programma completo delle iniziative www.mattmodena.it. Seguici su Facebook e Instagram. Matt Modena. E questa? Chi l'ha persa?